Sono il professor Candilera, sono del Dipartimento di Matematica dell'Università di Padova e vi parlerò del corso di laurea in matematica. Allora, tutto quello che non riuscirò a dire potete trovarlo con molti più dettagli di quelli che riuscirò a dire nel sito web del corso di laurea in matematica, che è quello che vedete adesso sotto di me. Il corso di laurea in matematica è forse uno dei più antichi dell'Università di Padova e ha avuto una serie di docenti di grandissima rilevanza. Possiamo pensare nei tempi antichi Galileo, che era un professore di matematica qui all'Università di Padova, così come in tempi più recenti Tullio Levi Civita, che è stato professore nel nostro dipartimento. Ma di solito la cosa che mi chiedono sempre quando devo presentare un po' la storia e l'attività dei matematici, cosa fanno i matematici, oltre che pensare alla matematica? E in effetti i lavori dei matematici sono parecchi e molto più differenziati di quello che ci si possa aspettare, nel senso che un matematico può lavorare nelle applicazioni, può lavorare nella comunicazione della matematica e può lavorare nella ricerca. Di recente, nell'ambito del progetto Laboratorio Scientifiche, è stato fatto uno studio, un'indagine su quali sono stati i mestieri dei matematici, di alcuni matematici negli ultimi anni, e li potete trovare nel sito dell'Università di Genova, il progetto è stato nazionale, ci sono anche alcuni matematici padovani, nel sito dell'Università di Genova che è indicato in questa diapositiva. Andando un po' più in dettaglio, le applicazioni della matematica sono veramente tantissime. Sono dall'economia alla crittografia, a applicazioni della statistica, ad applicazioni e interazioni con la fisica e con l'ingegneria. Non mi sentirei neanche di cominciare a enumerarle tutte, vorrei solo ricordare un esempio che si vede qui benissimo di un'applicazione della matematica. Questa è una prova, un bozzetto di Paolo Uccello, quindi siamo nel 1400, un disegno in prospettiva. La prospettiva è uno dei grandi risultati, se volete, storicamente della matematica e ancora oggi si usa normalmente in un computer una struttura di questo tipo per rappresentare un oggetto, solo che in più abbiamo imparato anche a conoscere i gruppi di trasformazioni che agiscono su questo oggetto e siamo in grado facilmente di farlo muovere su uno schermo, di far vedere come si comporta come se fosse davvero un oggetto tridimensionale. Altre attività dei matematici sono nell'ambito della comunicazione. La comunicazione non vuol solo dire l'insegnamento o l'aggiornamento matematico delle persone, la comunicazione vuol dire anche il giornalismo scientifico, la pubblicistica, la divulgazione. Ci sono matematici che ogni tanto si vedono spesso in TV con risultati più o meno interessanti, ma ci sono matematici che producono quadri, ad esempio quello che vedete nella diapositiva è un frattale che è stato battuto ad un'asta e è stato venduto proprio come un'opera d'arte, perché la raffinatezza della struttura matematica di un frattale può essere paragonabile a molte opere d'arte. Ma anche la matematica è interessante perché entra anche in tante attività come i giochi. Lì è indicato un gioco da tavolo che si basa su argomenti matematici, ma un gioco che forse tutti hanno avuto tra le mani è il cubo di Rubik, che ha fruttato grossi introiti al suo inventore. L'altra attività forse più, tra virgolette, seria dei matematici è l'attività di ricerca. La ricerca matematica ha in realtà ambiti amplissimi anche questi, come le applicazioni. Qui sono citati solo alcuni dei campi di ricerca che ci sono a Padova, ce ne sono anche altri, non vorrei dilungarmi molto su questo, ma essendo la matematica a Padova una disciplina presente veramente da molti anni, anche la differenziazione e gli ambiti di ricerca possibili all'interno del Dipartimento di Padova sono estremamente ampi, differenziati e credo che non abbiano molto da invidiare a grandi centri di ricerca internazionali. Andiamo un pochino più in dettaglio invece su cosa significa studiare matematica a Padova. Allora, per la matematica Padova offre un percorso completo, nel senso che si può fare la laurea triennale, il primo livello, c'è un percorso di laurea magistrale abbastanza differenziato in cui ci sono
diversi indirizzi, appunto per tener conto delle varie possibilità di applicazioni o di studio della matematica, e ci sono due dottorati di ricerca in matematica, uno in matematica pura e uno in matematica applicata. Quindi se uno vuole studiare matematica può trovare un'offerta completa a Padova, anche se noi consigliamo soprattutto ai nostri studenti di non fermarsi a Padova, magari di fare una parte del loro percorso a Padova, ma anche una parte fuori dell'ambiente padovano, perché oggi come oggi la matematica in tutti i suoi aspetti è un campo di studio internazionale, e più presto ci si abitua all'internazionalizzazione, meglio può essere anche per la formazione stessa del laureato. Andiamo avanti e diciamo qualcosina un po' di più sul livello più basso, che è la laurea triennale in matematica. Per iscriversi, come per iscriversi a tutta la scuola di scienze, c'è un test d'ingresso. Il test d'ingresso è importante non tanto perché rappresenta il livello della matematica che troverete dentro il corso di laurea, perché il test appunto è comune per tutta la scuola di scienze e quindi si preoccupa solo di indicare qual è un livello minimo di conoscenza della matematica. Quello che non è da sottovalutare è se il test risulta negativo, perché diciamo, il corso di laurea in matematica richiede che lo studente si abitui a ragionare in modo ipotetico-deduttivo, come ragionano i matematici, si abitui a un certo livello di astrazione. Se ci sono delle difficoltà all'inizio, può essere un segnale, proprio perché appunto il test non è indicativo del livello all'interno del corso di laurea, ma è indicativo di un livello generico di ingresso per qualunque studio scientifico. Ok, studiare matematica a Padova ha anche aspetti interessanti, nel senso che c'è la possibilità di entrare nella scuola galileiana, e quasi ogni anno alcuni studenti della scuola galileiana sono studenti del nostro corso di laurea in matematica, e per questi ci sono delle facilitazioni nello studio, ma anche la richiesta di un impegno abbastanza serio e continuativo. Per tutti gli studenti c'è la possibilità appunto di internazionalizzazione con i progetti Socrates e Erasmus, e ogni anno i nostri studenti in genere partono e vanno a confrontarsi con i percorsi di studio analoghi in università di tutta l'Europa e anche alcune extraeuropee senza avere grossi problemi. Nella laurea magistrale in matematica c'è un progetto di laurea comune tra l'Università di Padova e altre università che vedete nella diapositiva qui sotto, tra cui i capofila appunto erano Padova, Bordeaux e Leiden, poi si sono aggiunte le altre, e più recentemente di questa diapositiva si sono aggiunte anche due università tedesche come Duisburg, Essen e Regensburg, ed è un progetto europeo di fornire a uno studente che segue questo percorso la possibilità di fare un anno in una sede, un anno in un'altra, e di acquisire il titolo da entrambe le sedi. Questo, ripeto, è importante non tanto per il titolo in sé, che speriamo che col processo di integrazione europea non abbia nessuna differenza il fatto di acquisire un titolo da Bordeaux, di acquisire un titolo da Padova, da Milano o da Leiden. Quello che è più importante è il fatto che appunto ci si abitua già abbastanza presto a pensare alla matematica nel suo ambito internazionale. Il sito per saperne di più sul progetto Argand è quello citato in questa diapositiva, e vi invito a visitarlo. Ormai sono passati quasi 10 anni dall'inizio di questo percorso, e quindi potete già vedere storie sui laureati, i loro sbocchi poi occupazionali, dove sono andati a finire, cosa hanno fatto, chi sono e così via. Ok, andando più specificamente nel corso di Padova, ripeto, c'è il corso triennale. Teoricamente dopo il corso triennale si potrebbe già entrare nel mondo del lavoro, ma quello che accade è che la grande maggioranza degli studenti prosegue con una laurea magistrale. Questo non è una particolarità di Padova, ma è un fatto generale, un po' del corso di laurea in matematica. La laurea magistrale appunto si può fare a Padova, è già ben differenziata,
nel senso che uno, se chi si è interessato a un percorso applicativo, può seguire un certo iter di studio, uno che si è interessato a un percorso più orientato alla ricerca può seguire un iter completamente diverso, a volte addirittura con intersezione vuota tra i due percorsi, e dopo le lauree c'è la possibilità di proseguire, appunto, come dicevamo, con dottorato di ricerca. Con la presenza, appunto, del progetto Algant, spesso significa anche che, anzi, sicuramente significa che nella laurea magistrale molti dei corsi sono tenuti in inglese e lo studente deve essere in grado di seguire l'attività didattica e di dare le sue prove di esame in lingua inglese. Ok, qui solo un po' di statistica, nel senso che quali sono più o meno gli andamenti degli iscritti negli ultimi anni, anche se non è aggiornatissima, la statistica si ferma al 2010, e vedete che c'è un certo scarto tra il numero degli iscritti e il numero dei laureati. Questo non è vero nella laurea magistrale, perché se fate il confronto tra l'andamento all'inizio e l'andamento alla fine della stessa coorte, vedete che circa i numeri si sovrappongono, se al limite si va a 3 anni di distanza i numeri vengono essenzialmente a sovrapporsi. La differenza più grossa c'è tra gli iscritti e i laureati poi della laurea triennale, perché in effetti le difficoltà nel seguire il corso di laurea si incontrano essenzialmente nei primi anni. E se c'è una difficoltà nei primi anni, ci sono degli strumenti tipo, appunto, tutorato, tentativi di orientamento e lavoro all'interno del corso di laurea, ma diciamo uno studente che riconosca già all'inizio di avere delle difficoltà può anche cercare ragionevolmente di pensare a un percorso alternativo già da subito, piuttosto che magari incaponirsi in una scelta che non è quella più adatta per lui e trovarsi in un'età così critica qual è quella in cui si studia all'università a perdere magari degli anni preziosi. Questo è l'andamento dell'occupazione generico per la laurea quadriennale, è uno studio sulla vecchia laurea. Come si vede, l'insegnamento non fa la parte del leone, è essenzialmente quel 22% di un viola carico, ma c'è un 20% che prosegue con aziende e altre occupazioni negli enti pubblici, c'è un 11% che prosegue col dottorato di ricerca e con altre attività di tipo scientifico, e c'è solo un 2%, questo era un anno dalla laurea, che era ancora in cerca di occupazione. La situazione non è molto cambiata con le nuove lauree, se non che si è ampliato forse un pochino il numero degli laureati padovani, questo è più relativo alla laurea padovana, che poi proseguono col dottorato di ricerca. Infatti abbiamo notato che forse la nostra uscita verso i dottorati di ricerca è una tra le più alte tra i corsi di studio in matematica d'Italia. Ok, non vorrei andare in dettaglio su questi dati, vorrei dire solo due parole ancora sull'organizzazione del corso. Il corso è organizzato in semestri, questo vuol dire che ci sono 13-14 settimane di lezione e poi una pausa di 4-5 settimane per gli esami a febbraio, una pausa a fine corsi a luglio per gli esami e degli esami di recupero a settembre. I corsi sono pesati in crediti e i crediti totali di una laurea triennale sono 180. Se uno pensa che un credito dovrebbe essere l'equivalente di 25 ore di studio, di cui 8 vengono spese a lezione o un pochino di più se ci sono laboratori o esercitazioni, normalmente uno studente in un anno dovrebbe lavorare circa 1500 ore, che non è un periodo molto diverso da un'occupazione a tempo pieno. E soprattutto per un corso di laurea scientifica e per il corso di laurea in matematica andrebbe pensata almeno la laurea triennale come un'occupazione a tempo pieno. I primi 2 anni sono comuni per tutti gli studenti, già dal terzo anno sono possibili
scelte personalizzate. I corsi del primo anno, che potete vedere qui sotto, come vedete sono quelli che sono considerati i corsi fondamentali per la formazione di un matematico. È l'analisi matematica, che prende tutti e due i semestri, la geometria, che prende tutti e due i semestri, un semestre di algebra. La fisica 1, che lo stesso dà una preparazione di base sugli argomenti di fisica. Gli altri corsi, che sono uno di programmazione e uno di probabilità, cominciano a far vedere anche altre possibilità per un laureato in matematica, che ovviamente non deve conoscere come programmare, come potrà fare un informatico, ma deve avere una certa dimestichezza con un qualche linguaggio di programmazione e saper usare macchine calcolatrici. Il secondo anno ha una struttura molto simile, nel senso che ci sarà un'analisi matematica 2, una geometria 2, un'algebra 2, che prendono lo stesso più di metà dell'anno. Gli altri sono corsi di tipo più, diciamo, applicativo, per conoscere un pochino di più anche altri ambiti della matematica. Dal terzo anno in poi le scelte sono lasciate al singolo studente con certe indicazioni, diciamo tra virgolette, di indirizzo. Cos'altro posso dire? Per la laurea in matematica ci sono delle borse di studio nazionali, un concorso nazionale dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, la sigla è INDAM, vedete qui a fianco il sito web dove trovare tutte le informazioni. Il test è nazionale, di solito distribuiscono una quarantina di borse per tutta l'Italia e di solito tra queste 40 borse, 4, 5, a volte anche 6, sono di studenti del corso di laurea di Padova, che affiancati ai galileiani fanno un buon numero di studenti, diciamo perlomeno molto motivati, che possono essere anche di stimolo per gli altri. In questo senso aiuta a rendere migliore il corso di laurea a Padova. Il test poi si svolge qui nella sede di Padova, quindi non è necessario andare fino a Roma per fare il test, ma si sa che ci si deve confrontare con gli studenti di matematica un po' di tutta Italia. Il test di ammissione alla facoltà di scienze, di quello ho già parlato, non voglio ripetere quello che c'è scritto, ma la matematica, oltre ad essere un argomento di studio e quindi che apre le porte verso poi un'attività lavorativa, è anche di per sé, secondo me, e forse è per questo che mi trovo in quel dipartimento, un argomento interessante da studiare e da conoscere di per sé e di cui al di fuori dei dipartimenti di matematica in fondo se ne conosce davvero molto poco. Ok. Altre informazioni generali sono gli indirizzi web del corso di laurea del Dipartimento di Matematica e della Scuola di Scienze. L'immagine del Dipartimento di Matematica la vedete in basso nella diapositiva. La Torre Archimede è la sede del Dipartimento di Matematica e si trova molto vicino alla stazione. Se digitate l'indirizzo su Google potete trovarla facilmente. Per altre informazioni importanti, appunto, vi invito a rivolgervi al sito del corso di laurea in matematica e vi ringrazio per l'attenzione.